storica di questo paese, che non sono io, ma ho preso a iniziare dalla metà anni 70 testimonianze di persone che hanno visto, sentito e vissuto quello. No? Quindi io avevo dei colleghi, o meglio non dei colleghi, degli amici, amici coetanei che lavoravano alla cava, assolutamente non pensando, e le voci erano che ogni tanto troviamo delle ossa e allora il padrone, allora era però bene, no? Se ne fa seppellire perché ha paura che poi ci blocchino i lavori, e questa era la voce che correva. E ripeto, questo era da persone che non hanno nessun tipo di interesse a dire o non dire delle cose, era cronaca ordinaria delle chiacchierate domenicali post-messa. Quindi l'altra cosa che si diceva era che Don Beppe, appunto, ogni tanto quando c'è troppa roba, mi diceva questo amico, mi dice troppe ossa, che non fanno po', chiamano Don Beppe, li mette dentro i sacchi, porta al cimitero e butta nell'ossario. E questo è quello che avete voi letto, no? Bisogna chiedere che lo sta Don Beppe, che è ancora vivo. Ma no, è vivissimo, ma sicuramente negherà anche che esista il sole, perché sono così. Sono andato, preghiamo di non Don Beppe, che ho fatto un'intervista, solo che non parla di questo. Sì, testimonianze di persone che di cui voi avete già parlato, dicevano appunto che famiglie che vivevano nelle vicinanze della cava in quel periodo, appunto quasi dopo guerra, quindi dal 45-44, se ne venivano via perché avevano orrore di sentire le urla di queste persone, che venivano buttate vive, non tutti morti, spezzettati, come si è detto, qualcuno forse sì, ma molti erano vivi. Tant'è che il signor Quinn, persona molto, molto così, come dire, cinica, non che lavorava alle nuove a fare l'apostolo, diceva in piemontese, qui che il piemontese capirà, teneva il cappello che sennò l'aria lo porta via. Quando buttava il suo. Quindi queste sono le frasi che abbiamo sentito tutti, quelli che sono del paese, no? Sono cose che fanno parte della piccola cronaca e chiamiamo la cultura e storia del paese. Questo soprannome fu in... vuol dire faina. Faina, che è tutto dire. Io odio le faine perché si sono delle galline. Quando arriva la faina uccidono tutti i polli per prendergli il sangue, per cui non è la resistenza popolare. Sì, no, no, non è che si è preso 8 anni per essere comunque. Com'è? Che mi serve preso 8 anni di carcere. Ma infatti è un reato non da fatti, poco, quello è occultamento di cadavere. Purtroppo le ossa che sono rimaste nella cava, almeno quelle trovate, sono sotto, penso, migliaia di metri cubi di terra, e quindi quelle non so, sono un po' dura. Però quello che è certo è che sacchi di ossa, quindi non 4 o 5 come è stato scritto sui quotidiani e sui giornali, no? Sacchi di ossa deportati dal parco all'ossale del cimitero. Comunque secondo me Bardella è intatto. Bardella, cioè, non so se è morto di più, sì. Morto di quello. Spesso infatti hanno trovato pochissimo. Però hanno trovato pochissimo perché appunto parte delle ossa erano state precedentemente portate via. Questa è una domanda tempo reale, ma la fonte di Bardella è stata chiusa per ragioni sanitarie, per inquinamento da materiale organico, non lo so. Questo è molto sicuramente è stata usata anche quella come discarica. La zona di Bardella, sì. Quindi questa è la ragione per cui le acque solforose non sono più utilizzabili. Questo non so. Sarebbe interessante di fare un'analisi. La cava è almeno un paio di chilometri dalla fonte solforosa, ed è più giù rispetto. Allora non è possibile. Penso che non abbia nulla a che fare, penso. Io volevo aggiungere che anche ho scritto nel libretto che io chiamo non foiba Moncucco ma fiaira, perché mi sono ispirato al dialetto piemontese quando parla di fiarire, no? L'odore di morte che veniva fuori,
per lunghi periodi che la gente tutti sentiva le fiamme. In Occidente ci sono, cioè non siamo all'est, siamo in Piemonte. Poi tra l'altro pare che questo Queen fosse anche responsabile della morte, cioè della morte dell'assassino del papà di Buttigliera. Ah, Buttigliera. Lui è la sua. Qual è il nome vero di questo Queen? Rosso. Giovanni Rosso. Giovanni Comandante Rosso. Partigiano. Delinquente comune. Comunque secondo me l'Istituto per l'Esistenza non lo riconosce come partigiano. Ha un bel dire Boglino e gli altri amiconi, ma l'Istituto per l'Esistenza non lo riconosce come partigiano. Ah, lì io penso che molte delle morti siano state irregolamenti di conti, siano state vendette, furti e cose del genere. Ti ammazza e poi ti porta via tutto, tanto non ci sei più, quindi funzionava così. Funzionava così. In buona parte di questi eventi e comunque queste sono più o meno le cose che noi sappiamo per sentito dire da persone che hanno vissuto quell'epoca, quindi l'ho sentito io come poi l'ho sentito penso lui, Mario, che anche lui è in un buco. Grazie a tutti. Prossimo intervento, Francesco Curto. Sì.